Lucia Guidarelli, sono un dirigente medico del Ministero della Salute. Lavoro a Roma nella direzione che si occupa degli alimenti e della nutrizione, dirigo in particolare l'ufficio quinto, nutrizione, e mi occupo da anni delle tematiche che sono affrontate oggi qui in questo convegno. Naturalmente il tema della malattia celiaca è un tema che riguarda tanti soggetti in Italia, per i quali il Ministero della Salute ha adottato delle iniziative fin dagli anni Ottanta, ma l'episodio forse più recente, più significativo, è la legge del 2005 che ha riconfermato una serie di tutele per il soggetto celiaco, tipo l'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine. Ha voluto garantire anche la possibilità di consumare pasti senza glutine fuori casa, cioè nelle mense, nelle strutture ospedaliere o scolastiche o strutture pubbliche, e ha garantito anche che tutti gli operatori del nostro paese nell'ambito della ristorazione alberghiera o semplicemente delle trattorie, dei ristoranti, siano formati sulle modalità di precauzione da adottare nei confronti appunto della diffusione del glutine nelle loro cucine, e quindi del rischio che vengano somministrati a soggetti celiaci alimenti con glutine. Quindi oggi noi qui parleremo di allergie alimentari e di cautele che il Ministero adotta nei confronti dei soggetti allergici, e in particolare questa intolleranza alimentare che riguarda in Italia un cittadino su 100, si stima, è arrivata oggi a dei numeri, diciamo, di diagnosi certe, certificate, superiori per il 2009 a 110.000 persone. Quindi siamo consapevoli che ci sono tanti celiaci ancora non correttamente diagnosticati, e quindi dobbiamo favorire presso la classe medica la diagnosi precoce, perché poi questa patologia ha delle complicanze notevoli in termini di patologie gastrointestinali e in particolare anche di patologie neoplastiche.